Sassari. Leggiamo anche altro equipaggio, altra vettura 39, Alessandro Brigaglia e Alessandro Frau, due Alessandri, il terzo ce l'abbiamo qua, il presidente, abbiamo fatto tris. Allora, caro Alessandro, anche a te chiedo difficoltà di questa edizione 2019. No, è la prima volta che sto correndo su terra, quindi. Anche loro sono primizi alla terra, però la terra è più impegnativa. Sì, dai, però è bella, bella. Le sgomme, cioè le scodate, quelle cose lì, sulla terra è fantastico. Poi la terra fanno il VRC, quindi insomma, dai. Va bene, ok, mancano pochi secondi, poi partirete anche per voi, quindi come di consueto un in bocca al lupo. Eccoli qua con il 39, sono Alessandro Brigaglia, Alessandro Frau con la loro Peugeot 106 che può andare, prego. Tra pochi. Se non ce la mettiamo negli occhi dovremmo essere i primi di classe. Poi per il resto ci penso a Frau. Tutto bene, siamo all'ultima prova speciale di questo Vermentino, molto difficile, la sua prima gara su terra diciamo. Ci stiamo divertendo come cinghiali, peccato che non ho dato due prove, contenti come una Pasqua. Ciao. Spero facciamo vita, hai capito? Oh,
lo fa, ho sentito un urlo, cos'è che ha gridato? Già non arrivava. Allora, come andiamo? Ah, abbiamo un terzo facente parte dell'equipaggio, o terza, da qua non la vedo. Futuro pilota. Futuro pilota, che saluta subito il presidente Taras. No, l'hanno... Ah, aspetta, fuggi! Della serie questi... Cioè, ma da dove escono tutte queste bottiglie di spumante? Com'è sta storia? Oh, tira il freno a mano che è ancora in moto la macchina, non si sa mai, eh? Della serie, qua però bisogna arrivare con le bottiglie solo della Giocattino, eh? Non facciamo errori di percorso, sennò poi... Va bene, comunque va bene lo stesso. Si festeggia così sulla pedana della Rally del Vermentino. L'equipaggio numero 39, Alessandro Bigali, Alessandro Fravo, gli amici del team M Racing Team, li hanno così festeggiati, è il loro 20° in via ufficiosa. Grazie ragazzi, arrivano altre vetture dal bianco al giallo della vettura